un onore presentare l'artista Claudio Jongstra, la sua filosofia e il suo modo di lavorare all'insegna dell'ecologia. I suoi lavori possono essere ammirati in tutto il mondo e spesso sono stati premiati. Intorno al suo atelier troviamo pecore, api e un orto botanico. Qui tutto viene fatto a mano, con il massimo rispetto per i materiali naturali. Sono un artista che lavora con il più antico materiale al mondo. Il feltro di lana. Per me è importante esprimere sempre il ciclo vitale nel mio lavoro. Dall'inizio alla fine. Come qui, dove cresce la vegetazione e dove il processo di creazione del colore è di natura vegetale, in un paesino. Qui il ciclo vitale è sempre percepibile. In questo modo possiamo sempre lavorare senza dipendere da nessuno. Andando in bicicletta qui, nel nord dei Paesi Bassi, si notano tante piante antiche, piante che non riconosciamo più. Eppure, sono le stesse piante che pittori famosi come Rembrandt e Vermeer usavano per creare i loro colori. Realizzo volentieri opere per edifici pubblici. Voglio che tutti vedano e sentano la mia arte. Io vivo in questo mondo, quindi creo arte contemporanea. Non mi interessa però copiare lavori in feltro che già conosco. È stata una sfida, lo ammetto, anche se ho studiato per diventare stilista di moda, per innovare e ampliare i miei orizzonti, per sperimentare liberamente con i materiali. Quando iniziai ad allevare pecore, non sapevo nulla dell'allevamento ovino. Ma impari facilmente, non devi essere un esperto. Lavoro da anni con dei pastori. Ormai mi affido a loro. Lo stesso è accaduto con l'orto. È una questione di interesse personale. È veramente essenziale sapere con cosa lavori. Finisci per lavorare in un altro modo. Si nota anche nei lavori che realizzi. È così che ottieni i risultati migliori. Per me è importante usare piante locali, non esotiche, estranee al mio ambiente. Noi cerchiamo la qualità a livello locale. L'anno scorso, per esempio, abbiamo usato 4 diversi tipi di piante. Quest'anno 8 ed è più che sufficiente. Se in uno spazio ti rendi conto della presenza di colori organici, sai che sono inimitabili. Non si vedono più colori naturali nell'ambiente che ci circonda. Tutto è sintetico. Quindi, se c'è un colore organico, lo noti immediatamente. È come una cianografia. Non ha bisogno di spiegazioni. La lana ha quella meravigliosa capacità di trasformarsi in feltro. Ma io uso anche lana di cammello, yak hair, lino e cotone ecologico. Per ottenere variazioni nella struttura, lavoro volentieri con diversi materiali. Uso anche materiali molto grezzi, come la lana delle nostre pecore della brughiera di Drente. È così particolare e io la uso così com'è. Riceviamo anche richieste da architetti. Una volta completato un edificio, vogliono integrare altri materiali al suo interno per renderlo più umano, più accogliente. È fantastico che la lana abbia queste qualità. Posso quindi creare un'opera d'arte che abbia anche qualità acustiche. Se vuoi sperimentare la qualità ottimale di un materiale, hai bisogno di uno spazio e devi collocarlo in un contesto. Trovo che sia stupendo. In questa chiesetta pittoresca vicino all'atelier di Claudio Jongstra potete ammirare le sue opere e scoprire al tempo stesso il paesaggio di questo meraviglioso angolo dei Paesi Bassi, la provincia della Frisia.